Eccoci qui e questa sera la selezione di Miss Mondo al The Club. Io sarò nella giuria e noi di Tablet TV siamo molto molto esigenti e selettivi. Chissà se questa sera troveremo Miss Mondo o quella ragazza così bella che riuscirà a rapire i nostri cuori? Vedremo. Quando si parla di donne, di belle donne, tipo una serata come questa, qui si sceglie una Miss. Abbiamo qui Gino, Gibian, il famoso Gibian. Quante donne hai pettinato? Quante Miss nella tua carriera? No, io sto facendo un'intervista seria, Gino Bianchini. Sto facendo un'intervista seria. Quante donne hai pettinato? Quante Miss hai reso fantastiche sul palcoscenico? Allora, prima cosa, qui di donne ce n'è una, sei te bellissima, stupenda e meravigliosa. Ecco, poi vabbè, io ho pettinato parecchie Miss Italia, un 7-8 Miss Italia, ecco, e questo mi ha fatto molto piacere perché il concorso di Miss Italia o Miss Mondo devono andare avanti, capisci? Questi concorsi. Come sono queste ragazze nel momento in cui si siedono, si fanno pettinare? Noi le vediamo poi serie molto molto convinte sul palco, ma invece dietro le quinte come sono? Ma no, ma come tutte le cose bisogna buttarsi, non bisogna mai fermarsi, bisogna credere e andare avanti. Voi lo sapete che Gino ha inventato l'extension? Allora, io e Mike Bongiorno abbiamo dato questa moda in tutto il mondo, perché io sono partito con Fiordaliso, Bertè, Anna Oxa, li ho fatti tutti, guarda, è stato veramente un grande successo. Bruxelles, mi sono arrivate da tutte le parti del mondo e io sono partito così perché Fiordaliso mi ha detto ti devi inventare l'allungamento dei capelli, io mi sono inventato l'allungamento dei capelli. E questo ha dato lavoro ai miei colleghi, ha dato lavoro anche alle aziende in tutto il mondo. Io sono attorniata di altre splendide ragazze, tutte qui per la sfilata, le vediamo ancora vestite casual, non hanno ancora indossato l'abito da sera e ancora il costume non l'hanno infilato. Abbiamo una bionda, ti chiami? Paola. Mi piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo, del cinema, però vabbè, iniziando un passo alla volta vediamo dove si può arrivare. Ho incominciato a fare i concorsi quest'estate e mi è piaciuto molto, ho detto perché non provare ad andare avanti, perché comunque chi continua a pensare di riuscire prima o poi riuscirà. Non vedo l'ora di partecipare questa sera e vediamo come va. Una Miss però l'abbiamo già trovata, lei è Miss Romania, sei qui in veste di conduttrice e anche di tenere a bada tutte queste 20 bellissime ragazze. Speriamo bene. You make me. Buonasera, in bocca al lupo a tutte le ragazze. Siamo all'interno del The Club, fra poco giudicheremo queste 21 splendide ragazze. Siamo alla settima tappa, per quanto riguarda la Lombardia l'organizzatore è Andrew, io l'ho al mio fianco. Un'iniziativa importante, sicuramente ricca di tanta voglia di far emergere le nostre bellezze. Hai detto una cosa giustissima, è un concorso importante perché fondamentalmente Miss Mondo è un ottimo marchio. Fino a fine aprile si svolgono le selezioni. Mentre nel mese di maggio vengono fatte le fasi, diciamo, preliminari a quello che è la fase nazionale di Gallipoli, dove appunto poi si incontrano tutte le regioni d'Italia con tutte le ragazze, che poi fa emergere, insomma, come hai detto te, Miss Mondo Italia. Allora io direi apriamo le danze, vediamo queste splendide ragazze. Miss Mondo è donna,
ma io sono fra due splendidi uomini, Gibian, carissimo amico, ciao, grande a tutti. Uomo ciao. Di spettacolo, anche Aristide Malnati che rincontriamo, intanto lui lo conoscete tutti, Rai 2, Radio Monte Carlo. Grazie, sì è vero, sono impegnato al mattino in radio, al pomeriggio in televisione e alla sera qua per le sfilate. Ecco, alla sera vieni a scegliere le ragazze più belle, che cosa ti aspetti da questa serata, Aristide? Innanzitutto mi aspetto una cosa che non avviene mai, che non sia io a scegliere ma che io venga scelto una volta tanto, no? Ho quasi 50 anni. Beh, io ti ho scelto, ti ho qua vicino a me. Infatti era un messaggio così subliminale che io ho lanciato e già ce l'ho fatta. Allora, voterai che cosa in una ragazza? Fra poco ci tocca. Quali saranno le caratteristiche che cercherai? Ogni volta cambio, anche perché loro... spesso le rivedo più volte, quindi ogni volta cambio il punto su cui focalizzare. Questa volta voglio concentrarmi sugli occhi, che sono lo speculum anime, lo specchio dell'anima, e a me piacciono gli occhi intensi, mediterranei, quindi guarderò quell'aspetto lì e poi anche il resto avrà il suo, la sua giusta considerazione. Miss Mondo vuol dire anche moda. Io sono in compagnia di Francesca di Pieti Furs. Lei è molto giovane e ha una splendida azienda di pellicce, pellicerie. Pellicce giovani, belle, colorate, che rendono belle le donne. Hai scelto anche una testimonial importante, Nada, una splendida ragazza. Infatti indossa uno dei tuoi capi. È un cappottino di piuma e... è uno dei capi più venduti della collezione, che continua a piacere veramente tanto e realizziamo in tantissimi colori. Da quanti anni, Francesca, hai questa azienda? Io sono nell'azienda da 5 anni, è l'azienda di famiglia, ne abbiamo due in realtà, entrambe che producono pellicce e l'attività va avanti da più di 30 anni. Per tutte le età oppure vestite donne magari più giovani? Tutte, direi tutte sì, abbiamo tantissimi articoli, più di 1000 modelli l'anno. Con le varianti sono più di 40.000, quindi vestiamo veramente tutti. Ok, direi che con più di 40.000 capi veramente chiunque a qualsiasi età potrà trovare la pelliccia dei suoi sogni. Grazie Francesca, grazie Nada. Sentiamo un commento, io ho qua Gioia, Sara e Martina, vediamo dai, come, chi è Gioia? Gioia, dai, commento, tu hai intervistato le ragazze? Allora, non ho intervistato le ragazze, ho fatto un intro, comunque sia, beh, bisogna apprezzare la loro voglia, soprattutto il fatto di mostrarsi in costume, che in realtà tutti, e cioè, bisogna essere sicuri del proprio corpo per poter sfidare davanti a tanta gente e comunque mettersi in gioco. Secondo me sono tutte bellissime e vabbè, ce ne sarà una che vincerà per forza perché è più bella delle altre. Questa è la grande notte di Miss Mondo Italia The Club. Carlotta a premiare Gloria Bianchi. E come da presupposto è stata davvero una bellissima serata. Noi della giuria, noi di Tablet TV abbiamo fatto del nostro meglio per cercare quella ragazza e votarla per poi rivederla a Miss Mondo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro.